Per acquistare e vendere casa, la figura dell'agente immobiliare è sempre più richiesta. L'ultimo rapporto di settore, preparato dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, mostra come nel 2018 sia aumentato del 20% il numero delle transazioni effettuate con l'aiuto di un professionista. E questo non è l'unico dato positivo evidenziato nel rapporto FIAIP. Sempre più cittadini acquistano casa tramite gli agenti immobiliari professionali. Le transazioni immobiliari intermediate da agenzie immobiliari professionali sono cresciute di un 20% e questo significa che i cittadini sempre più, in questo che è un momento delicato per la vita di ognuno di noi, hanno bisogno di una figura che gli dia assistenza e consulenza, che gli faccia comprare e vendere casa al giusto prezzo e senza problemi. Il secondo dato è che sempre più cittadini acquistano immobili nelle prime tre classi energetiche, classe A+, A e B. Quindi c'è un'attenzione forte, un più 6% rispetto all'anno scorso, e un'attenzione forte, dicevo, per il risparmio energetico, per l'efficientamento energetico e anche quindi per un minore impatto ambientale con un beneficio, diciamo, globale per l'intera comunità. Il terzo dato è che il numero delle compravendite aumenta per il quinto anno consecutivo, un 6,6% in più, a fronte però di un calo dei valori di mercato anche per quest'anno di un meno 2,5%. Sui valori immobiliari pesa soprattutto l'incertezza della fiscalità italiana. Quello che noi riteniamo sia fondamentale è quello di fare un riordino della fiscalità, una riduzione della stessa attraverso un piano nazionale di riforma strutturale. Questo secondo noi potrebbe consentire, attraverso l'introduzione di una flat tax per tutte le tipologie contrattuali in ambito locativo, di avere una redditività certa e riconoscibile, riavvicinare quindi l'investitore in questo mercato, che consentirebbe poi, come sappiamo, andando a ricomprendere il 20% del PIL, di far riprendere l'economia nazionale. Non tutto il territorio nazionale si muove omogeneamente. A Milano, per esempio, il valore degli immobili è in ascesa del 6,2%, favorite tutte le città d'arte, dove gli appartamenti sono acquistati per la locazione turistica. In generale i contratti di affitto sono in aumento, nel settore residenziale del 2,39%, in quello dei negozi dello 0,32%. Dall'analisi del mercato del 2018 e dell'inizio del 2019 si possono fare alcune deduzioni su cosa accadrà nei prossimi mesi. I dati analizzati fino a marzo di quest'anno ci danno ancora un periodo di stabilità dei prezzi e un leggerissimo aumento delle compravendite. Tenga presente che siamo in un clima preelettorale e quando ci sono le elezioni c'è sempre un rallentamento del mercato. Per quanto riguarda il 2019 prevediamo prezzi stabili e probabilmente ancora un leggerissimo aumento delle compravendite. Con ogni probabilità, insomma, si attesteranno intorno alle 600.000 compravendite. I prezzi poi speriamo che nel 2020 possano iniziare a risalire. Vendere una casa è più facile quando appartiene ad una classe energetica più alta. È stata l'Enea a preparare con FIAIP e ICOM un'analisi delle dinamiche del mercato immobiliare in funzione delle caratteristiche energetiche degli edifici. L'efficienza energetica delle abitazioni italiane sta migliorando rapidamente, pur arrivando da una situazione critica. Tra il 2017 e il 2018 le compravendite di immobili appartenenti alle ultime quattro classi energetiche sono scese dal 90% del totale all'80%. Gli incentivi fiscali permettono un rinnovamento quasi senza spese per le famiglie. Gli agenti immobiliari hanno un importante ruolo di sensibilizzazione. Diffondere la cultura dell'efficienza energetica, del valore che può avere una casa che consuma di meno, abbia bisogno di tutta la professionalità anche degli agenti immobiliari, che possono trasmettere questi concetti alle persone che vanno a informarsi.